Amici di Network Azzurra, buongiorno e buon venerdì. Dunque una giornata che si prospetta molto instabile, molto variabile e anche probabilmente molto piovosa nella prima parte della giornata stessa. Causa appunto il trasbordo di una goccia fredda, quindi depressione in ambito mediterraneo, derivante appunto dalla solita depressione atlantica francese e spagnola, che lentamente si muove verso il nostro territorio, portando condizioni di moderato e anche forte maltempo in alcune zone, dovuto appunto principalmente a forti episodi piovosi, temporali, acquazzoni e in qualche caso anche forti nubifragi. Questa situazione dovrebbe allentare la morsa verso il pomeriggio sera, allorquando questa goccia cercherà di addossarsi poi ai Balcani, liberando il campo poi a una tenue alta pressione, ma alta pressione che sarà in grado di dispensare temperature molto elevate per il periodo, almeno fino a martedì. Quindi tutto sommato, quindi una giornata, come vi ho detto, piovosa, instabile e alquanto vibrante, ma che poi lascerà spazio a un ottimo weekend e sicuramente anche il giorno dei Santi Patroni, l'11 di giugno, sarà sicuramente positiva. Per ciò che riguarda la nostra città, naturalmente ci siamo svegliati con un discreto maltempo, continuerà durante la giornata, attenzione perché potremo avere anche forti colpi di vento, il vento sarà principalmente da sud-est, quindi in rinforzo con belle raffiche e con temporali che colpiranno un po' dappertutto naturalmente e non chiaramente ovunque, quindi potrebbe anche darsi che qui si calmi così. Staremo a vedere. Quindi le occasioni per temporali e piogge tutta la giornata, poi nel pomeriggio lento miglioramento che si concretizza in serata. Ragazzi, buona giornata a tutti. Ciao.